acquisti per i miei conigli da Mazzi Zoo. Allora, dato che vi è piaciuto il video che avevo fatto l'altra volta sugli acquisti dei miei conigli, questa volta lo voglio rifare di nuovo e farvi vedere cosa ho preso sia per i miei conigli e una cosa per il mio cane. Ovviamente ho lo scontrino che è lungo, però ho speso, diciamo, in totale con Amazon, perché ho acquistato anche su Amazon, ho speso 100 euro e qualcosina. Ovviamente non so perché le cose sono divise, per cui più o meno sui 100 euro. Su Mazzi Zoo 50 euro 22. E poi c'è anche Amazon che ho separato perché giustamente non tutte le cose li trovi a Mazzi Zoo, per cui l'ho acquistato anche su Amazon. Però prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video. Seguirmi su Instagram, che lì vedete i miei, diciamo, animali quasi tutti i giorni, tra cane, conigli, eccetera. Un like a questo video se volete altre tipologie, poi lasciarmi sotto un commentino e detto tutto vi faccio vedere gli acquisti. Allora, iniziamo da quelli più grandi. Su Amazon ho preso il pallet, praticamente ho preso due sacchi di pallet che adesso vi faccio vedere la clip, che erano pesanti per cui le cose che vi faccio vedere nelle clip è difficile farvi vedere, per cui dato che pesano. Comunque sono imballate bene e arrivano con queste scatole. In poche parole, ho preso 50 kg di pallet, 2 sacchi li ho pagati 55,88 euro, compresa la spedizione. Calcolate che un sacco costa 22-23 euro più 14 euro, per cui andate a pagare 35 euro in totale più o meno. Solo un sacco con la spedizione, invece se ne prendete 2 sacchi, secondo me risparmiate di più. In più ho ricevuto anche uno sconto del 10% comprando 2 sacchi e secondo me è un buon affare perché se tu vai a comprare 2 sacchi e ti danno anche il 10% di sconto col prossimo acquisto, secondo me è buono. Io ho acquistato almeno 5 volte sempre su Amazon, sempre allo stesso venditore, e giustamente forse anche per quello che mi ha dato il 10% di sconto. Comunque, un sacco è 25 kg, invece 2 50. Io con 50 kg mi dura un anno praticamente, invece con un sacco mi dura 5 7 mesi più o meno, non lo so. Comunque, calcolate che io non è che glielo do tanto di pallet, ne do poco, tipo un cucchiaino, un cucchiaio in poche parole, e glielo do tutti i giorni, per cui loro non possono stare senza. È buono perché poi alla fine è fieno e diciamo che quello non deve mai mancare e alla fine ho preso questi 2 sacchi. Poi passiamo al fieno, che anche quello era abbastanza pesante. Il fieno, che è quello che state vedendo, è di 5 kg. Infatti è pochissimo perché sinceramente, dato che ho 4 conigli, per me 5 kg di fieno, dato che glielo do tutti i giorni, finisce subito. Però per il momento ho preso quello da 5 kg, pagato 9,85 euro solo il fieno, che è questo. Ovviamente quello che avete già visto. Per cui palette e fieno non deve mai mancare ai miei conigli. Ovviamente sono adulti, per cui ormai quelli piccolini appena nati sono cresciuti tanto, per cui calcolate che adesso gli do quello. Poi passiamo a una cosa che ho preso per il mio cane, che è questo qua, che sono i biscotti che una volta 3 volte al giorno gli do i biscotti, anche se è un po' esagerato. Però ho preso questi perché erano in promozione e invece di pagarli 10 euro, l'ho pagati 6,99 euro.
Sono questi, sono 28 pezzi Denta Sticks. Praticamente il mio cane pesa più di 25 kg, per cui c'è da 10-25, o poi c'è un'altra confezione da 5-10, però dato che il mio cane pesa 25, ovviamente devo dargli questi. Comunque questi qua fa bene sia per i denti e dato che era in promozione 7 euro l'ho voluto prendere, perché 28 pezzi secondo me è buono. E questa è stata la prima cosa che ho preso solo al mio cane, perché poi le altre cose, giochi, robe varie ce le ha già. Massimo farò un video a parte, se volete che farò, che faccio un video, farò un video a parte. Poi peschiamo, dato che non mi sono fatta dare il sacchetto perché è inutile, ho usato io una busta. Peschiamo a caso. Allora, io ho preso anche questo al mio coniglio perché quello che ho è troppo lungo, per cui se voi mi seguite nei vlog sapete che uno di questo, che è vabbè, non mi viene mai il nome, che questo qua praticamente ce l'ho più lungo, e dato che più lungo non è che beve chissà quanto, allora alla fine ho voluto comprare questo di 600 ml, che è questo. Questo qui l'ho pagato a Beverino, si chiama, l'ho pagato 11,99 euro. Questi costano, sono di plastica, si rompono facilmente, però dato che io sono più comodo con questo perché con la bottiglia mettete dentro l'acqua, perché c'è il tappino, ma lo diciamo comunque così, ho fatto così. Adesso mettete qua dentro la bottiglia e versate l'acqua, praticamente è comodissimo, e ho preso questo qua. Poi io ho preso anche, per provare, questa pallina dove metti dentro praticamente, come si chiama, gli snack, più o meno. Ne ho presa una perché la volevo provare. È verde con le margherite. Qua c'è un buco che voi mettete dentro il mangiare, non so, qualcosa. E i conigli dovrebbero fare rotolare la palla e prendere gli snack. Ed è fatta così, che poi si chiude. A parte che non l'ho visto se è difettata, spero di no, però in teoria si dovrebbe chiudere. Ed è così. Ne volevo prendere 4, però calcolate che solo una, adesso vi dico quanto costa, una costa 3,99 euro, per cui 4 euro calcolate che era tanto. E non lo so, prima la provo, vedo se piace che ci giocano, allora giustamente gliele prendo, se no è un po' un baracchino perché è dura, però sì, è un po' un baracchino perché devi schiacciare e girarla. Comunque, io ho preso questa, vedremo se gli piace a tutte e quattro. Ovviamente le faccio provare uno alla volta. Poi ho preso questi muffin alla banana che l'altra volta glielo ho fatti provare ed erano buoni per loro. Quindi ho preso questi che l'ho pagati 2,29 euro. Questi qua fatti così. Calcolate che questi non li prendo mai, li prendo una volta e basta. Per cui ce ne sono dentro 4 e bastano per uno, cioè per un coniglio. Finiti quelli, aspetto 2 o 3 mesi, anche di più, per comprarglieli, perché io non è che compro tutte queste cose qua per i miei conigli ogni tanto. Invece questi sono le carote, quelle tipo stick, sì, da sgranocchiare praticamente, sono queste, che costano 2,59 euro. Questi costano molto di più sinceramente, però dato che gli piacciono e sono buoni, allora gliel'ho presi, anzi gliel'ho presi due pacchi, 5,18 euro, due pacchi di questi.
Poi questi sono tipo banane, tipo patatina alle banane, queste che queste qui sono, se non sbaglio, 2,55 euro, se non mi sbaglio, perché poi qua vai a cercare. Comunque sì, più o meno. Questi gli piacciono tanto al mio coniglio, a Fiocco, gli piacciono, piace un casino le banane così, per cui però ovviamente gliene do una volta, non è che glielo do tutti i giorni. Ogni tanto quando fa il bravo glielo do e a lui piace molto quelli. Poi per provare, che non gliel'ho mai fatti provare, ho preso questi che sono raviolos tradizioni con, non so, ortaggi. Sono fatti così e costano 2,29 euro. È la prima volta che li compro. Se per caso gli piacciono, poi li comprerò. Però non è che li compro tutti i giorni. Poi l'ultima cosa, che è la lettiera, pagata 5,09 euro in promozione. Questa è la lettiera che costa sui 10 euro, però era scontata e l'ho pagata 5,09 euro. È la prima volta che la prendo perché sinceramente vi metto una foto di quella che prendo io sempre, che mi trovo da Dio. Ma dato che su Amazzizora non c'era, la devo prendere su Amazon o su un altro, su, diciamo, negozio di animali, giustamente questa non c'era, per cui ho preso questa per provarla in promozione. È praticamente la lettiera con lettiera che si assorbe, da quello che dice, naturale al 100% in legno. Questa invece, quell'altra che uso io, è carta. Questa è da 8 litri. Io, per cui questa, calcolate che io la uso per due conigli che hanno la gabbia più grande, cioè la gabbia, la casa più grande, perché i miei conigli hanno una casa in legno che sta fuori in giardino, però dato che non ho il giardino, ho il balcone, le uso, diciamo, in balcone. E poche parole, hanno due lettiere, cioè i conigli più grandi, perché gli altri due, che hanno una casa un po' più piccola rispetto a quegli altri due, calcolate che uso solo per due conigli la lettiera. Invece gli altri due, giustamente, li pulisco ogni volta quando loro sporcano la casa, in poche parole. Però detto questo, che ho parlato fin troppo, questi sono stati gli acquisti che ho fatto per i miei conigli. Ovviamente, se volete vedere cosa, se gli piacciono, come reagiscono eccetera, fatemelo sapere sotto in questo video, che così nel vlog vi farò vedere, ad esempio, se gli piacciono quegli snack lì che gli ho preso, ad esempio. Se volete farmi delle domande, scrivetemelo qui sotto, che poi vi risponderò nel prossimo video, ovviamente sui conigli ma anche sul cane. E niente, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, vi aspetto sul mio canale, per cui iscrivetevi, lasciatemi un like e vi aspetto anche su Instagram, per cui ciao e al prossimo video.